Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale. Oggi voglio portare un video che avevo già portato un po' di mesi fa, ma lo ripropongo per appunto i nuovi iscritti. Sicuramente non sanno di cosa sto parlando, magari qualcuno sì, magari qualcuno no, magari qualcuno anche se l'è perso. Oggi andremo a vedere come fare il glitch sulla missione consegna la bomba. Senza perdere tempo in chiacchiere, raga, la prima cosa che vi consiglio è di recuperare immediatamente i 4 blab. Attiviamo il sifone, se volendo lo facciamo fallire ce ne droppa già due, in questo caso ne attiviamo due, ne facciamo fallire due, ne abbiamo già quattro. Nelle missioni a quattro giocatori ovviamente è impossibile difendere un sifone, sprecherei troppe risorse, troppo materiale, troppo tempo. Cerchiamo velocemente anche A e poi B, e dopodiché possiamo procedere a costruire i binari. Allora raga, vi velocizzo tutta questa parte in cui costruisco il percorso, ovviamente vi consiglio di costruire un singolo percorso, di non... cioè nel momento in cui vedete che è sbagliato spaccate il binario e continuate per la vostra strada in modo che sia solo un percorso possibile. E glitch consisterà appunto nel consegnare la bomba da A a B direttamente senza doverla appunto difendere o trasportare. Eccoci arrivati al dunque. Allora, innanzitutto ci serve dello spazio libero a destra e a sinistra dei binari, quindi magari mentre lo costruiamo prestiamo già attenzione a questo e ci predisponiamo i binari in modo da poter fare il glitch. Come vedete io qua la strada è ben dritta, non avrò problemi. Attiviamo la bomba e dobbiamo essere abbastanza veloci nel mettere il muro e poi i binari e formare una piccola rotonda. Ok, raga. Il glitch è funzionato, la bomba è sparita, è stata già consegnata a B, adesso mi avvicino appunto a B per farvi vedere che possiamo già attivare il dispositivo di lancio. Una cosa mi sono dimenticato di dire, quando facciamo appunto la rotonda in realtà bastano tre binari, io però vi faccio sempre vedere la rotonda in modo che voi capite qual è il funzionamento. Una volta che avrete imparato ricordatevi che l'ultimo binario che io metto non è necessario, il glitch funziona anche con solo tre binari. Ma il punto più importante qual è? Nel momento del glitch i binari vanno costruiti in senso orario avendo la bomba alle tue spalle. È solo questa la parte fondamentale. Niente ragazzi, questo era il glitch su consegna la bomba. L'unico consiglio che posso darvi è di farlo sempre con i vostri amici, ma in stanze pubbliche per evitare ragazzi che vi reportino. Perché comunque è sempre un glitch, in teoria la missione non andrebbe fatta così. Per oggi è tutto e ci vediamo in un prossimo video. Bella raga!